Cari amiche, cari amici di Radio Evolution, eccoci qui per un'altra puntata di Crescere per Educare. Ancora una volta riapriamo virtualmente la nostra radio agli incontri che tengo pubblicamente. E in questa puntata vorrei condividere un tema di grande attualità: come sopravvivere con un adolescente. Sentiremo dunque quali sono le principali caratteristiche dell'adolescenza, come l'adolescente vive il suo tempo, perché sappiamo che la funzione empatica è quella che garantisce il modo più giusto per avvicinarsi, ovvero sia la capacità di avvertire l'intimo sentire dell'altro. Ovviamente, per chi magari non lo sa, durante gli incontri c'è un clima particolarmente allegro, c'è un'interazione che viene a mancare durante una trasmissione radio, perché ovviamente non ci sono delle persone che ascoltano, e sentirete delle battute o magari ci saranno dei punti dove non vi sarà molto chiaro quello che viene detto, perché viene a mancare la contestualizzazione. Però a parte questo, sono sicuro che tutto quello che ascolterete vi darà la possibilità di riflettere e di soprattutto comprendere che gli adolescenti sono nella terra di mezzo e proprio per questo hanno bisogno di essere accompagnati. Ma come essere accompagnati dipende dalla capacità dell'adulto, sia che sia un genitore, un prete, un insegnante, un educatore, un mister o qualsiasi altra figura. Io vi ringrazio come sempre della vostra presenza. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Evolution che vanno in onda nella sezione archivio, soprattutto quelle di Crescere per Educare, e naturalmente ricordo anche il blog www.pietrolombardo.it, dove puntualmente, almeno una volta alla settimana come minimo, troverete un articolo o più articoli nuovi sui temi dell'evoluzione, del volersi bene, dell'educazione, della coppia e tanti altri ancora. Ringraziamo Sara per la sua preziosa collaborazione in regia e, a Dio piacendo, noi ci risentiremo mercoledì prossimo alle ore 21 per un'altra puntata di Crescere per Educare. Buon ascolto a tutte e a tutti voi. Grazie. Io sono un coach in realtà, io sono un allenatore. Io quando mi presento ai ragazzi, chiedo una preghierina, non perché domani dovrò incontrare 250 ragazzi. Sai il nome? Manuel Almaffei. Auguri. Dammi una benedizione, perché non so. E gli auguri come per dire vai all'inferno. No, grazie dell'augurio, dico. A me tocca incontrare con Manuelina 250 ragazzi. Punto. Il tema? Carpe diem. Voi non sapete vero cosa vuol dire carpe diem. Cogli l'attimo, rendi straordinaria la tua vita. Bello. In realtà è tratto da un film, quello con Robin Williams, L'attimo fuggente, quello che purtroppo si è suicidato più di un anno e mezzo fa, Robin Williams, che parla di questo professor Keating che va in questa classe del collegio di Walton per insegnare letteratura, ma in realtà lui vuole insegnare qualcosa di più, vuole insegnare a diventare protagonisti del proprio futuro, perché guardate che poi se un adolescente non diventa protagonista va in una brutta strada, va nella devianza. La devianza è quando un essere umano perde di vista l'obiettivo. Qual è l'obiettivo più importante della vita? È scritto nella Costituzione americana. Ora io so che qualcuno di voi ama l'America, no? L'America si troverebbe qua, no? Ci spiego un attimo, se seguite le indicazioni non sbagliate neanche se volete, no? E nella Costituzione americana c'è scritta che cosa? Che il primo diritto di un cittadino americano è il diritto alla felicità. No? Però ve lo dico io. C'è scritto che il primo diritto è il diritto alla felicità.
Invece nella nostra Costituzione c'è scritto che il primo diritto di un cittadino italiano è il lavoro, la differenza. È la differenza di questo, non è molto più dire. Anche se poi scopriamo che il lavoro dovrebbe essere ciò che mi rende felice, perché io dico sempre, ma una vita nell'ozio, una vita senza lavoro, che vita è? Fondamentalmente, che cosa potrai dire di un essere umano che nella sua vita non ha mai lavorato? Che ha vissuto in rendita? Di vagabondaggio? Di accattaggi? Di che cosa? Ma il lavoro, riflettiamoci, segna la vita di un essere umano. Cioè, gli scienziati anche loro hanno un lavoro. Lo studiano. Lo studiano. Voi sapete che studiano. Diciamo così, dovrebbero. Studiare, no? Poi c'è quello che studia tanto, quello che studia poco, di solito le donne studiano di più, gli uomini dicono fanno già tutto loro, perché togli, voglio dire, il privilegio di essere la seccione della classe, e generalmente i maschi si accontentano del 6, del 6, 6 politico, il 6 va più che bene, anche un 6 non meno, ma anche un 5, 6, tanto poi alla fine in un modo o nell'altro ce la facciamo. E io sto con loro da più di 30 anni, sapete? Pensate a quanto tempo che sto con gli adolescenti. Il che vuol dire, se fate i calcoli, 30 anni, che sono già 6 generazioni. Io pensate che ho davanti agli occhi 6 generazioni di adolescenti e vi garantisco che in queste 6 generazioni qua, che non sono poche, alcune cose sono cambiate, ma altre sono rimaste stesse. Per cui non pensiamo che l'adolescente di oggi non abbia niente a che fare con la nostra adolescenza, perché l'adolescenza ha un tema, io vi do delle cose, prendete appunti se volete, poi so che qualcuno filma, che sta registrando, c'è qualcuno che sta, sì. Sta registrando, ecco, mi sta registrando, ma con cosa stiamo registrando? Audio, ecco, meglio. No, sono contento, vuol dire. Meglio così secondo me, così uno si concentra di più sulle parole e non è distratto a livello visivo. Perché qual è la parola chiave che io sempre di più mi rendo conto, anche oggi ero con 12 adolescenti, perché esco da un corso con 12 ragazzi. Il tema principale dell'adolescenza, e vi do una parola, vi darò delle parole questa sera, non vi do delle risposte, sapete perché? Perché le risposte sono dentro di voi. E io so che voi siete dei bravi genitori. Lui dice, ma come fai? Non c'è neanche visto? Beh, il solo fatto che in una giornata così primaverile, invece di andare sul lago di Garda a prendere un gelato, siete venuti qui, secondo me, segno di buona volontà. E cosa disse qualcuno di molto in alto di cui Don Manuel ha un contatto diretto quotidiano? Noi ci abbiamo un contatto diretto, però tu per tu, lui è privilegiato, però. Pace in terra agli uomini e alle donne di buona vedete? Allora Dio dice mica devi essere un genitore perfetto, sai, non farti venire sensi di colpa, dice Dio ai genitori, soprattutto alle mamme, perché le mamme sono molto brave a farsi sensi di colpa, più dei maschi, molto bene. Le mamme hanno questa cosa, i figli lo sentono da dentro, loro lo partoriscono, ce l'hanno nel viscere, cioè c'è una relazione diversa tra la madre e il padre, come giusto che sia, perché l'anno scorso mi ricordo che ero venuto qua, non so se voi c'eravate qualcuno dell'anno scorso, e abbiamo parlato del padre, non so se qualcuno di voi era presente, abbiamo parlato del ruolo del padre l'anno scorso. E dunque abbiamo specificato che il padre svolge tutta una serie di importantissime funzioni. Ma la madre però è la mamma, e la mamma spesso e volentieri emotivamente si coinvolge, e ce l'è colpa mia se questo qua è così, non è vero, perché lavorare sul senso di colpa non aiuta nessuno, anzi è una cosa negativa. E uno dice, ma io ho fatto degli errori, ma voglio vedere, e chi non fa degli errori? Ma soprattutto mi chiedo, l'errore del genitore da dove nasce? Io ho un'idea, l'ho scritto nel mio libro, che nasce sostanzialmente da una parola, la mancanza di consapevolezza. Noi sbagliamo con i figli, non perché vogliamo sbagliare, ma perché a nostra volta siamo delle persone. Oggi io parlavo, pensate, mi è piaciuto tantissimo con l'obbligo oggi, con un papà che ha una ragazza di 14 anni, sapete cosa è venuto a dirmi sto papà bravo, ha avuto molta umiltà, molto coraggio. Sapete cosa è venuto a dirmi? È venuto a dirmi, io vengo da lei per sapere se è ancora possibile recuperare un rapporto con un figlio, perché io mi rendo conto che per mio figlio non sono stato un re leone.
papà per i figli è come cammino. Li deve portare nella foresta, li deve accompagnare, mentre la mamma è la leonessa che li accudisce, se li prende, li nutre di affetto, di calore, di presenza. Ma il padre è quello che deve portare nella foresta e dire: Simba, adesso diventa un leone, tira fuori gli artigli. E dice: io, siccome sono stato mandato in collegio e sono ritornato a 12 anni, per cui questo qua era sempre in collegio, era sempre quello lì, io non so cosa vuol dire avere un padre, perché mio padre io non l'ho mai frequentato. Allora vedete, come si fa a essere padri o madri se a nostra volta non abbiamo degli imprinting, si chiamano psicologia, cioè degli studi che ci dicono in qualche modo cosa vuol dire essere un padre e cosa vuol dire essere una madre. Questa è una bella cosa. Per cui quella persona è venuta a dirmi se poteva recuperare con questo che ha 14 anni. E tu è troppo tardi, ma io per il figlio l'ho perso per sempre. Allora do una buona notizia, i figli non si perdono mai. I figli non si perdono mai, lo sapete perché? Perché ogni figlio, ogni figlia, ha dentro di sé il richiamo ancestrale della maternità e della paternità, che è un richiamo che è dentro di noi. Qui siamo qui. Qui. C'è il posto. Qui c'è il posto qui. Prego. Lo so purtroppo che capita, la prossima volta viene prima, oh, quello che prima. Adesso questa si lamenta anche. È colpa mia, è colpa sua? Che bella coppia, eh? Va bene, perché c'è una condivisione di bravo. Così mi piace, così. Comunque sia tranquillo. A lei la domanda gliela faccio per terza, sa? Partiamo da lui, che lui c'ha l'indino, quello che è dall'alto. Allora, stavo dicendo, no, se si ricolpa, questo qui è venuto a capire oggi che oggi può essere padre con un figlio e può iniziare da oggi a fare quello che non ha fatto. Allora, la prima frase, ricordate che vi cercherò di dire le cose essenziali, perché poi non so se ci vedremo ancora. Io, siccome io amo tantissimo stare con gli esseri umani, perché ho scoperto che gli esseri umani, come diceva sempre mia zia Isabella, ricordo che vive da sola, diceva. Per cui testamento, questo motivo, ha 88 anni, e una volta mi ha detto il telefono: lo sai cosa ho scoperto, Pietro? No, dimmi zia. Ho scoperto che quando sono in casa e parlo ai mobili, i mobili non mi rispondono. E io dico: meno male, perché se rispondessero i mobili avrebbero dei seri problemi neurologici. E che cosa vuol dire? Vuol dire che in effetti le cose non ti danno più così tanta soddisfazione. Noi spesso e volentieri viviamo per accumulare cose che poi se uno alla fine ci pensa, tu puoi avere anche l'armadio più prezioso, il tappeto più prezioso, il gioiello più prezioso, ma non è che un gioiello, un armadio, un'automobile, un trattore ti possono rendere felice. Sono strumenti, ma non sono la felicità. La felicità deriva dalla relazione umana. E allora ecco perché a me piace stare con gli esseri umani, perché ho scoperto che gli esseri umani sono le persone che ti possono davvero dare più felicità nella vita. E la famiglia è il luogo della massima felicità possibile. Non c'è luogo dove si può sperimentare il più alto tasso di felicità che la famiglia. Andiamo allora con ordine, visto che state arrivando quasi tutti. Io sono un coach, un allenatore di studenti, e da più di 30 anni insegno agli studenti la gioia di studiare. Tant'è che una volta mi ricordo un ragazzo in prima fila, ero nel 400, era un, lo ricordo benissimo perché era un rasta, non so se voi evidentemente chi sono i rasta, io ho guardato con un po' di invidia per ragioni che adesso non sto a spiegare, ma secondo me lo deve distribuire in maniera autonoma, voglio dire, no? Ebbene, questo rasta ha detto: coach, quello che insegna è la gioia di studiare. E questo qua mi fa: allora, questo qua mi dice: coach, allora tu sei coach Tom Cruise, ma che mi ha toccato sul vivo, perché già era rasta. E poi mi dice che sono Tony, che no, io sono più alto di quello di Tom Cruise, perché guarda Tom Cruise, non vorrei dividere le fan di Top Gun qua, questo qua, comunque è un bellissimo uomo, discute adesso Tom Cruise, non si discute per verità. Ma allora mi dice: ma no, in quel senso gli dice coach, nel senso che anche tu svolgi una mission impossible, cioè aveva associato la gioia di studiare alla mission impossible. Vedete, questo vuol dire che i nostri adolescenti a volte fanno questo errore qua, fanno cioè l'errore di andare in giro con una mente chiusa, mentre una delle cose più importanti della vita è uscire dagli schemi.
Perché se noi vogliamo davvero imparare come diseducare un adolescente, dobbiamo uscire dai nostri schemi, cioè dobbiamo aprire la nostra mente a nuove visioni. Guardate che i problemi non sono dei problemi, sono delle opportunità, ma diventano dei problemi per chi ha una mente chiusa. Chi ha una mente chiusa non vede oltre il problema. Chi ha una mente aperta del problema vede l'opportunità. La crisi, diceva Einstein, è il miglior modo per progredire, perché con la crisi tu progredisci, fai dei passi in avanti, sei costretto a trovare nuove risorse. Se una coppia si innamora è bellissimo, le coppie innamorate litigano pochissimo, sono innamorate, non hanno ragione di litigare. Ma quando la polverina magica dell'innamoramento tende fisiologicamente a diminuire, emergono le zone d'ombra dell'uno e dell'altro. E allora si comincia a avere più diverbi. E allora quella persona che all'inizio sembrava la persona più perfetta per te, uguale a te, l'anima gemella, guarda, anche a lei, anche a lui piace la prosciutto e funghi. Infatti, se voi ci pensate, solo a lui e solo a lei, in realtà sono milioni di persone che gli piacciono il prosciutto e funghi. Ma quando ci si innamora, tutte le cose che ci avvicinano sembrano il segno del destino. Come mi state guardando, voi non sapete in questo momento, ma è bello vedere come mi state guardando. Dopo un po' scopri che quella che sembrava l'anima gemella all'inizio è sempre un'anima gemella, ma diversa. Sono le anime gemelle diverse. Sono i gemelli diversi. Cioè, sembrava tutto quanto bello all'inizio, poi scopri che è diversa. E allora cosa fa? Deve trovare che cosa? In quella diversità. La ricchezza, non il problema. La diversità è la ricchezza. Allora, se il genitore ha un ritmo velocissimo, ci sono persone che hanno un ritmo veloce, e gli nasce il fiore tranquillo. Siamo tanti per dire un'espressione così. Quello che è. Per lui il tempo non è opzionale sul paziente. Dite che sempre i minuti contati, questo qua fa. No, stile sì, bravo, c'è proprio calma. E questo ti guarda come per dire, mamma, ciao, cioè, calma, respira mamma, inspira, espira profondamente, ti fa esercizi di rilassamento per cercare di calmarti un attimo. E tu che hai questo ritmo veloce e non sopporti che questo quale è ancora lì, ti rendi nervoso? Perché guardate, sembrava impossibile, ma a volte ci viene il nervoso in famiglia. No, questo è impossibile, ma guardate che a Verona, perché vengo da Verona, non so, vengo da Verona, sì, proprio Verona la città, ma a Verona viene quel nervosismo, che scende scosse elettriche, voglio dire, non come la White Wall, i belli, i pacifici, i sorridenti, beati, che bella gente, eccetera. Là, viene il nervosismo. Ti senti quelle urla la prima mattina, cioè quando andavo a far uscire dal letto, ci sono Verona, non credo che sembrerebbe possibile. Delle mamme che per costringere quello lì a uscire dal letto a non fare danni, devono fare quegli sforzi ciclopici, cioè sveglio lì, è tardi, non volevo. E questo là il bradipo, là tranquillo, no? Che sente questa fastidiosa voce provenire da lontano, no? Ma chi è questa zanzara che gira? Questa vespa velenosa che gira, no? Si inizia da lì. Pensa un po', e sono solo le 7 della mattina. Tu pensa cosa succede poi? Quando devi dire, hai studiato per domani, sei pronto per domani, hai fatto le cose per domani. Sì, fammi vedere. Perché non ti fidi? Ma sai che la fiducia è tutto per un genitore e un figlio? No, sto come si fa, ma vedi i suoi esercizi? Hai fatto gli esercizi? No, ma fai esercizi. Che tempo non aspetti tempo.
sto qua qua letto chiuso là in galera, là in spada, là questa scrivania, che poi in realtà non è una scrivania, ma quella è una sedia elettrica, voglio dire, lì praticamente sono un po', ci sono i maschi che fanno tanto, capito, sta fermo, non lo stanno facendo, ci sono, perché ci sono alcuni ragazzi, hanno proprio la hanno la motricità proprio dentro, sono proprio nati per far sport, per stare all'aperta, per andare in giro in motorino, in bicicletta, per cosa, e tu li devi stare fermo. Studiare il tuo dovere, in fin dei conti devi solo studiare. Bella frase questa, cioè, in fin dei conti devi solo andare in galera, poi hai delle libere uscite, devi solo stare seduto, magari potessi io studiare, una balla pazzesca, sì. Se adesso dovessimo dire tra di noi, io tornerei indietro neanche a studiare, se non so voi, magari qualcuno era amante di libri, ma col cavolo che è, devi finire i conti, devi solo studiare, devi solo studiare, te lo dico per il tuo bene, è per il tuo futuro, possibile che non capisci questa cosa qua, mi devi sempre far arrabbiare. E poi c'è quello che va, dopo 5 minuti esce, ma come siete usciti? Per domani non c'è niente, anticipa! Anticipa deve essere, anticipa rientra l'altra. Ma poi questo errore non l'avreste mai fatto, non so neanche perché vi dico queste cose. A me che conosco qualcuno di Verona, a me non sai come regolarsi. Dico una cosa, che il problema non è un problema, il problema è un'opportunità, ma bisogna imparare da Einstein, che diceva che la mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta. Bella questa frase, molto bella. La mente aperta è quella che ti fa crescere, poi gli adolescenti sono quelli che ti costringono ad avere una mente aperta, perché se quell'adolescente ha una mente chiusa hai subito in conflitto in automatico, e gli adolescenti ti provocano, ti cambiano. Sono delle persone nuove, sono delle persone che hanno bisogno soprattutto di che cosa? Hanno bisogno di una cosa importante, hanno bisogno di un principio, che è il principio dialogico. Il principio dialogico è la base della relazione. D'accordo, scusate. Non è forse vero che anche Dio, per stabilire un'alleanza con l'essere umano, stabilisce un principio che è il principio del dialogo? No? Ma non fosse vero che anche Dio, tutto sommato, dice questo è il mio verbo, ascoltatelo, è il mio figlio prediletto, la parola, il dialogo, la comunicazione, la comunione. Non è forse vero quello che diceva Martin Buber, cioè che Dio si costruisce nel tu? E che noi siamo il tu più importante per loro? Noi siamo i loro tu più importanti? Non crediate mai quando gli adolescenti vi dicono che voi rompete. Non credete quando vi dicono che dovete avere 18 anni, poveretto che mi fa la tenerezza quando mi dicono così. 18 anni. Se è già difficile che sono a 30, voglio dire, mi piace. Voglio dire, se mi piace 18 anni. O genitori che dicono quando avrai 18 anni farai quello che vuoi, poi con 18 anni quando guadagnerai, sarai autonomo, farai, cioè, allora praticamente mai, per lo costringi a stare in piedi asilo politico, voglio dire, mi fa tenerezza quando i ragazzi fanno certe affermazioni, no? Quando hanno questi comportamenti un po' contraddittori, no? Che si vergognano dei loro genitori davanti ai loro amici, che non vogliono essere abbracciati davanti agli amici, soprattutto baciati, guai, mamma, non so, 15 anni, 16 anni, ormai sono delle donne, ma non ho mica più bisogno delle coccole. Però è la stessa ragazza che poi alla sera, quando torna, o in crisi, va dalla mamma, ha bisogno del coccolo, ha bisogno della presenza, perché le scienze sono così, decidono loro quando hanno bisogno di coccolo. Io mi ricorderò sempre una volta un corso per genitori, che una coppia si parlava di quanto è importante mantenere un contatto fisico, perché il contatto fisico, forse voi non lo sapete, ma quando voi toccate una persona, non state toccando una persona, voi state toccando l'anima, il
cuore, la psiche di una persona. Ora, le ricerche ci dicono che i bambini piccoli che non vengono mai accarezzati hanno dei ritardi. Pensate che oggi i bambini prematuri vengono ogni tanto presi dall'aria e vengono accarezzati. Hanno scoperto che accarezzare il prematuro nella termoculla la fa crescere più rapidamente. È stato scoperto che l'abbraccio è terapeutico, che il contatto è terapeutico, che la carezza è terapeutica. Pensate che adesso noi sappiamo che il contatto fisico è quello che ci tiene in vita. Virginia Satir, che voi non sapete chi è, ma comunque la conosce, perché qui ci sono delle persone che io ho già visto da altre parti, un po' di memoria ce l'ho, comunque l'ha già seguito. Virginia Satir, la più grande psicoterapeuta della famiglia, diceva che se in una famiglia non ci sono, sentite questa analogia, se non ci sono almeno 10 contatti fisici al giorno, in quella famiglia si comincia a creare una aridità affettiva. 10 contatti. Ora è chiaro che con un adolescente il contatto può essere la pacca sulla spalla, può essere il coso, può essere nel momento giusto, quando vogliono loro. Perché mi ricordo di quella coppia che era venuta a sentirsi queste cose, è tornata a casa e fuori per questa cosa di abbracci, sono entrati nella camera del figlio a mezzanotte, hanno acceso la luce, si sono seduti sul letto e siccome lui ce l'ha dato venuto da me e l'ha raccontato, la scena mi ha preso paura. Perché? Perché sarà morto il nonno, perché se nel nonno che non stava tutto bene, qua è morto il nonno. E invece ha visto questa madre, questo padre che ci sono buttate addosso e gli toccare il nostro tesoro, lo sai che ti vogliamo tanto bene, ti vogliamo abbracciare. Ecco, ma si sono drogati. Voglio dire che il contatto fisico deve essere una cosa spontanea, però pensate, 10 contatti al giorno per far crescere una persona. 4 la persona sopravvive, al di sopra di 4 i rapporti si atrofizzano. Infatti è talmente vera questa legge che con i bambini piccoli viene spontaneo prendere il braccio, viene spontaneo baciarli, viene spontaneo coccolarli. Con i bambini piccoli viene spontanea questa cosa qua, no? Lo fanno tutti. Però più crescono più si nota questa cosa che si dice, questa distanza. Perché con un bambino piccolo che vuol tenere l'attività cioè, se la tiene 3 ore a braccio, se la tiene tutto il giorno, figuriamoci. In certe culture africane il bambino è sempre attaccato alla mano, non si attacca meglio anche dalla mano, o le scimmiette, no? Se sempre. Una volta si diceva che si fissia, no? Devi mio fissare ai buchini. Una volta si diceva che tenere in braccio un bambino era viziato, perché è stata buona roba. Oggi noi sappiamo che tenere in braccio un bambino renderlo sicuro e forte di sé. Perché più una persona si sente amata, meno dipenderà dagli altri, diventerà autonoma, forte in se stessa. Per cui il modo migliore per far crescere sanamente un bambino è farlo sentire sicuro di che cosa? Del bene che gli vogliamo. E questa è una legge fondamentale, perché qua dobbiamo anche dirci una cosa. Allora, c'è stato quell'episodio in cui tutti ormai sappiamo, uno si chiamava Fofo, l'altro non mi ricordo più il nome, quelli due che hanno ucciso quello di 23, no? Che hanno fatto quei 2 giorni e mezzo di droga, alcol, presente. Allora, io mi faccio una domanda. Adesso mi faccio una domanda, no? Questo è un fatto che credo che abbia colpito, spero, perché è una cosa grave, è successa gravissima, no? Però c'era anche la partita, quella dell'acido, la banda dell'acido, no? Che andava a mettere l'acido. Noi ogni tanto leggiamo i fatti che sono davvero impressionanti per la crudeltà. Perché si parla di una crudeltà, questa è crudeltà, cioè si iniziare una persona, far soffrire una persona è un atto di crudeltà. Devo capire cosa sono quelle che sono. È un atto di crudeltà. Allora, la domanda che io mi faccio dietro questo episodio. C'è un posto qui, c'è un posto lì, prego. Se la signora si sposta di cosa, potete anche mettere di vicino, guarda. Ed è bella realtà. Stavo dicendo, la crudeltà cosa presuppone? Che cosa presuppone la crudeltà? L'adolescente che il bullo che prende di mira il ragazzo più in difficoltà, faccio un esempio, è un atto di crudeltà anche questo, minore rispetto ai fatti di Roma, ma non distante sull'asse della crudeltà, attenzione. Prendere in giro qualcuno che è in difficoltà, prendere in giro qualcuno per il colore della pelle,
mettere, come dire, in imbarazzo un altro essere umano, ridicolizzare un essere umano, svergognare un essere umano, sono tutti atti di crudeltà. D'accordo? Pensate che a volte lo fanno anche gli adulti nei confronti degli adolescenti, alcuni insegnanti che addirittura hanno ancora oggi la capacità di schernire un ragazzo in difficoltà davanti alla classe, o ragazzi che scherniscono l'insegnante perché oggi sono presi in mira pure gli insegnanti che vengono picchiati dai ragazzi stessi. Questo vuol dire veramente, facciamoci questa domanda: da dove nasce la crudeltà di un ragazzo, di un adolescente? Secondo me nasce da una cosa molto chiara. Io questa cosa sono molto chiara nella mia mente. Si chiama mancanza di empatia. Ecco dove nasce. Dal fatto che questi ragazzi sono cresciuti privi di una di quelle funzioni fondamentali dell'esistenza, che è la capacità di entrare in sintonia, in intimità psicoaffettiva con un altro essere umano, che è la capacità di commuoversi insieme a un altro essere umano, di piangere insieme a un altro essere umano, di ridere insieme a un altro essere umano, di sentire il dolore di un altro essere umano, di sentire la fatica di quella mamma che si alza un'ora prima di te, che ti fa la colazione, che va a lavorare, che torna a casa, che fa la spesa, che fa il bucato, che stira, che sparecchia, che fa la cucinare, e tu c'hai una persona che sta faticando per te 24 ore su 24 da anni e te ne rendi neanche conto. Perché le mamme fanno questo, e anche di più. L'empatia è la capacità di dire: ma un attimo, ma questa persona qua, che cosa sta dentro di sé? È affaticata? Ha bisogno di aiuto? E si sente sola? Ha bisogno di conforto? L'empatia è quando un essere umano avverte dentro di sé quel naturale desiderio di aiutare il prossimo, di condividere i suoi sentimenti con i sentimenti dell'altro. Riflettendoci, perché oggi siamo una società più sadica che empatica, siamo una società più narcisista che predisposta ad andare verso gli altri. Ed è questo il male di oggi. Quando nel dopoguerra l'Italia era uno dei paesi più poveri d'Europa, perché vorrei ricordarvi che nel 1945 l'Italia era messa molto male economicamente, le famiglie non avevano la televisione, non avevano le automobili, non avevano le lavastoviglie, non avevano le batterie, non c'era niente della tecnologia, dei moderni mezzi. Ma sapete che cosa c'era tra gli esseri umani? La solidarietà. Ci si aiutava, si era una comunità che condivideva quel poco che c'era, era condiviso da tutti. C'era un legame che faceva sì che una società economicamente povera fosse forte nei valori, nella solidarietà, nella fratellanza, nell'unitarietà, nel darsi una mano, nel sollevarsi le maniche. È questo che fa la differenza. Non è per cui notare bene ciò che tu hai, ma ciò che tu sei che ti permette di realizzarti. Oggi gli adolescenti hanno anche troppo in termini materiali dal mio punto di vista. Quello che gli manca è la capacità di sentire il dolore dell'altro, il bisogno dell'altro. Cioè c'è troppo ombelico del mondo. Cioè c'è troppo io voglio il mio smartphone, il mio videogioco, le mie cose. E gli altri dove sono? Dov'è la tua famiglia? Ma scusami, cosa ti costa prendere l'immondizia e portarla giù tu? Che cosa ti costa sparecchiare tu la tavola senza che tua madre te la chiede? Che cosa ti costa quando ti rovi la roba della tuta, metterla nel cestino, portarla di qua, di giù, di là? A che cosa ti costa andare al minimo incontro alle esigenze di una comunità chiamata famiglia, che ti domanda? E della compagna che non parla mai in classe? E del compagno timido, quello che nessuno assolutamente vede mai perché è diventato gli specchi di classe, ci sono quelli che chiamo gli invisibili. Cioè, io mi ricordo ancora che nella mia classe c'erano due o tre invisibili, cioè non li sentivi mai parlare, solo quando venivano interrogati, basta. Inesistenti, non pervenuti, si chiama inibizione, difficoltà a comunicare, a entrare in relazione. E questi qui, chi è che li va incontro questi qua? Ti
ti rendi conto che quello là è là sopra quella vetrata che ti sta guardando, no, dall'alto verso il basso, vorrebbe tanto scendere con te ma è incapace, bloccato dalla sua paura di non essere accettato, di essere buttato al popolo, ed è là isolato, emarginato. Ma questi emarginati qua sono quelli che poi in America prendono un fucile, vanno in un gorgio e fanno 30 morti, eh? Perché vorrei ricordare che tutti quelli che fanno strage sono tutti bravi ragazzi prima della strage, non sono segnalati come pericolosi, sono studenti bravi, di cosa a un certo punto la rabbia che hanno in questo isolamento, in questa immaginazione, diventa che cosa? Diventa voglia di vendetta, vattene, adesso vi faccio vedere io di cosa sono capace. Perché quello che non ci rendiamo conto è che gli esseri umani provano un sentimento che si chiama rabbia. Altro che amore, è la rabbia il sentimento che domina la vita degli esseri umani. Altro che amore, l'amore è la meta per trasformare la rabbia in energia, in grinta, in perdono. Ma senza questa parola che si chiama empatia, amore verso gli altri, la rabbia diventa statica o autodistruttiva. Perché si chiama autolesionismo, quando io ho dei comportamenti autodistruttivi. Allora, detto ciò, sembra molto importante quello che sto dicendo questa sera, perché sono le cose essenziali della vita. Noi dovremo piangere con noi. Vi dico sempre che le persone stanno bene se piangono, le persone stanno bene se ridono, le persone stanno bene se si aprono, se dicono ho paura, ho tantissime difficoltà. Pensate che ancora oggi abbiamo vergogna a chiedere aiuto. Cioè, se mi si rompe la gamba vado subito al pronto soccorso, ma se ho una depressione, con un problema, con un complesso, no, mi vergogno andare a chiedere aiuto dallo psicologo, perché poi lo psicologo è brutto, poi per parlare dello psichiatra, però lo spirito cervelli, ma che chi dallo psicologo, come se fosse una vergogna, come se chiedere aiuto fosse una cosa sbagliata. Io credo che la cosa intelligente che un essere umano dovrebbe fare quando ha difficoltà è chiedere aiuto, non chiudersi. Non l'orgoglio, io non chiedo, gli adolescenti hanno questo orgoglio che spesso li rovina, di non chiedere aiuto, di non dire sono in difficoltà, non vogliono riconoscere il problema che hanno, non lo vogliono neanche dire, né alla mamma, né al papà, né all'amico, a nessuno, e poi questo qua gli va ad affossare. Allora ci sono due domande che un genitore dovrebbe porsi. Che genere di persona desidero diventi mio figlio? Questa è una bella domanda. Perché se io ho questa domanda in testa, so dove andare, so in che direzione andare. E la seconda è: come posso far sì che egli divenga pienamente se stesso? È bella. Perché sapete, la fedeltà a se stessi si chiama autorealizzazione. La felicità non è quello che hai, è ciò che riesci a esprimere della tua vita, di te stesso. Le persone più felici che ho conosciuto non erano quelle che avevano il conto in banca più alto, ma quelle che si sentivano coerenti con se stesse, con il loro talento, con i loro valori, con la loro missione, con il loro essere nel mondo, cioè con il fatto che loro sentivano che quello che stavano vivendo era ciò che loro... Io non ho mai pensato da bambino di fare ingegnere, ad esempio, mai. Non ho neanche mai pensato di fare meccanico, o non ho mai pensato neanche di fare cuoco, però mi ricordo che da bambino pensavo di fare medico. Ora mi viene in mente che uno da bambino in realtà sogna quello che gli appartiene, perché a me non appartiene l'ingegneria, ancora oggi se mi date un motore, una qualcosa di meccanica, io se volete ve lo smonto. Ma mi fermo lì, cioè non sarei neanche più in grado di andare avanti, ok? Perché non è nella mia, non è nel mio talento. C'era un mio amico che invece lui voleva assolutamente lavorare con informatica, infatti è diventato un imprenditore di informatica, perché lui aveva questa passione, ce l'aveva da quando ci frequentavamo, che c'erano i primi Commodore C64, quelle robe là che uscivano, i primi computerini, e lui ce l'aveva dentro. Cosa vuol dire? Che la nostra anima ci dice chi siamo. Tutti abbiamo dei talenti, potremmo non rivelarli, ma non conoscerli non significa non averli. Allora la domanda è: che talento ha tuo figlio? Che talento ha tua figlia? Punta sul talento, perché il talento lo fa vincere. Il talento è quello che ti identifica, è ciò per cui tu sei più portato, è ciò che ti viene più naturale, è ciò che mentre fai quella cosa ti senti felice.
perché esprime te stesso. Una persona che esprime se stessa sta bene, una persona che non esprime se stessa sta male. Capite cosa cercando di dirvi? Allora, se io voglio aiutare un ragazzo, ma come posso aiutarlo a diventare pienamente se stesso? Come posso metterlo nelle condizioni di sapere chi è veramente? E ricordiamoci che i genitori sono l'università più difficile. Sono rettore, docenti, bidello e impresa di pulizia. I genitori sono tutto questo, e io lo dico sempre, i genitori sono le uniche persone che non vanno mai in ferie. I genitori, quando vanno in ferie con i figli, in realtà loro in ferie non ci vanno. Perché mentalmente, soprattutto se sono adolescenti, chissà cosa sta combinando anche lì. E per cui non sono neanche in ferie quando sono in ferie. Pensati, vogliamo stabilizzare? Allora, cosa dice questa cosa? La gioventù di oggi è corrotta nell'anima, è malvagia, empia, infingata. Non potrà mai essere ciò che era la gioventù di una volta e non potrà mai conservare la nostra cultura. Ecco, questa frase, a riguardo degli adolescenti di oggi, è stata trovata in una tavoletta di un'argilla babilonese e è stata intervista da Pisa. In realtà qua stiamo dicendo una cosa che noi ci lamentiamo degli adolescenti di oggi, ma nel 1000 avanti Cristo si lamentavano degli adolescenti di allora. Detto in altri termini, finché ci si lamenta degli adolescenti va tutto bene, perché se gli adolescenti non ci danno dei problemi c'è da preoccuparsi, mentre gli adolescenti dovrebbero darci dei problemi. Perché chi sono gli adolescenti? Questo filmato lo troverete sul mio blog, per chi lo vuole vedere e se lo vuole scaricare, perché poi con YouTube si scarica tutto quanto. Ve lo faccio vedere che adolescenti sono esattamente questo. In questo testo, ascoltate bene le parole, capirete la fotografia di un adolescente. A quel tempo ero solo un ragazzo che stava cambiando la pelle. Non ero padrone di niente, ero un angelo fragile e ribelle. A scuola me ne fregavo dei voti, non volevo essere giudicato. Ma quanto entusiasmo che avevo e quanta voglia di imparare a volare. E che voglia di stare ad ascoltare e conoscere tutte le cose. Ma i professori non insegnano niente, bisogna sempre fare da soli. Volevamo imparare a fregare il dolore, essere felici, imparare l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita, chissà se sei stata amata, chissà se quella ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita, chissà se ti sei salvata. A quel tempo eri una ragazza, nascosta tra i capelli e gli occhiali, un angelo ingenuo e ribelle, che provava ad aprire le ali. E chissà se hai imparato a fregare il dolore, se sei felice, se hai imparato l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita, chissà se sei stata amata, chissà se la tua ferita, chissà
chissà se poi è guarita in questo lampo di vita che ci sembrava infinita. Ba ba ba. Se poi è guarita in questo lampo di vita, chissà se ti sei salvata. Fregare il dolore, imparare l'amore, i professori non insegnano niente, tutto ciò che vive dal punto di vista giusto, dico io, l'adolescente. Promette stelle per darsi un